Buona mattinata dalla Val di Sole nel Trentino, uno dei paradisi d'Italia, come vedete da queste immagini. Oggi ci troviamo a Mezzana, ieri eravamo a Caldes, appuntamento con la Coppa del Mondo di canoa discesa, l'esordio stagionale in Italia proprio in Val di Sole. Valle incastonata tra i gruppi montuosi del Brenta, dell'Adamello, della Presanella, dell'Ortles, Cevedale e delle Maddalene. È un'autentica oasi di verde. Vicino al Parco Nazionale dello Stelvio, che si estende anche in Lombardia e in Alto Adige, oltre che in Trentino, e siamo passati con le immagini in diretta. Mezzana, stadio della canoa. Uno stadio realizzato appositamente per i mondiali del 93, quando si disputarono gli assoluti iridati di canoa slalom e di canoa sprint e di canoa discesa, scusate. E sono le immagini sulla partenza, ed è la prima volta che una gara di canoa discesa, per quanto riguarda lo sprint, si disputa su un percorso che abitualmente viene usato per lo slalom. È una novità ed è anche un po' traccia quello che potrà essere il futuro di questa disciplina, di questa specialità, la canoa discesa. Se vorrà soprattutto diventare disciplina olimpica, dovrà cercare di accorciare i propri percorsi, le proprie prove, e i 500 metri costituiscono un po' la lunghezza ideale per fare delle gare spettacolari, per regalare spettacolo, oltre che anche valore tecnico a queste prove. Chiediamo conferma di questo al nostro ospite, è Vittorio Cirini, consigliere della Federazione Italiana Canoa, ma presidente della Commissione Internazionale di Discesa nell'ambito della Federazione Internazionale di Canoa Kayak. Allora, questa è la strada, abbiamo detto, novità assoluta, la canoa sprint, la prova sui 500 metri, disputata in un percorso che era stato abitualmente usato per lo slalom, appunto nel 93. Esattamente, questa è la speranza che abbiamo tutti quanti noi che seguiamo molto da vicino lo sport della canoa discesa, in quanto la canoa discesa impostata come in questo momento su gare di 4, 5, 6 km diventa difficilmente realizzabile da un punto di vista di campionato del mondo, e poi non parliamo di organizzazione delle Olimpiadi su un percorso così lungo, con problemi di sicurezza sia degli atleti sia degli spettatori. La speranza che noi stiamo perseguendo è che da 7-8 anni stiamo utilizzando questa nuova specialità di sprint, che in questo momento ha un regolamento sulla lunghezza del percorso di un minimo di 500 metri, un massimo di 1000 metri, ma ovviamente parlando di sprint dovremo poi riadattare i regolamenti ad accorciare ancora di più le distanze fino al massimo di 500 metri, ed ecco diciamo scovato il segreto che la discesa sprint con soli 500 metri può essere effettuata su un campo dove solitamente avvengono le gare di slalom, sia su un campo naturale come questo, sia su un campo artificiale come fosse per esempio quello di Barcellona 92 e anche quello di Atlanta l'anno scorso. Inquadratura intanto per gli uomini del salvamento, imponente lo spiegamento di forze, doveroso, garantiti i livelli di sicurezza, i vigili del fuoco di La Spezia, specialisti proprio nel salvamento innanzitutto, poi volontari vari, carabinieri, alpini anche, e qui le immagini si riferiscono alla conclusione, proprio al tratto finale. C'è un tratto di corrente del fiume Noce molto molto forte, molto intenso, e quindi gli atleti quando taglieranno il traguardo devono essere poi recuperati in un certo senso. Arrivano senz'altro in debito d'ossigeno, perché alla fine di una gara si arriva comunque in debito d'ossigeno, soprattutto però in una gara come lo sprint, dove chiaramente diventa uno sforzo chiaramente anaerobico. Intanto è partito il primo concorrente, il numero 161, il neozelandese Aaron Cox. Immagini che si riferiscono alla prima manche del kayak maschile. Il programma prevede la disputa delle prime manche del kayak della canadese, poi seconda manche del kayak maschile, sempre e a concludere della canadese.
per quanto riguarda questo collegamento televisivo, avremo quindi la possibilità di mostrarvi i vincitori di queste prove di Coppa del Mondo per quanto riguarda queste due specialità. Poi il programma sarà completato con la canadese bipost e col kayak femminile. Ieri si è disputata la traditional race, la corsa lunga, e quindi c'è attesa per i protagonisti della gara di ieri, che vorranno confermare oggi quanto di buono hanno fatto nell'esordio. Ricordiamo che le prove di Coppa del Mondo sono 6, sono disputate in 3 località dedicate in 3 weekend, questo appunto in Val di Sole, prima prova sulla distanza classica, seconda sullo sprint, sarà così anche in Svizzera la prossima settimana e a chiudere in Austria, e alla fine sarà eletto il migliore per ogni specialità. Nel K1 ieri ha vinto il nostro Robert Pontarollo, che si è preso un po' la rivincita del mondiale proprio sul campione del mondo Thomas Coleman. Indubbiamente la forma di Robert è arrivata leggermente in ritardo, peccato, perché sarebbe stato molto utile averlo nei medagliati dei campionati del mondo, però purtroppo la forma non viene a schiacciando un bottone, non viene a comando. Diciamo che siamo molto felici comunque che Robert abbia cominciato a marciare con una velocità diversa proprio in questi momenti in occasione della Coppa del Mondo, e oggi ci sarà una grandissima sfida tra lui, Carlo Mercati, che partirà fra i primi fra pochi minuti. Carlo Mercati, non dimentichiamo che ha vinto la prova finale della Coppa del Mondo dello scorso anno in Valsesia, è un ragazzo giovane, velocissimo, vedete già comunque dal primo concorrente che il ritmo di pagaiata rispetto alla gara di ieri è molto molto diverso. Il primo concorrente ha chiuso il percorso in 1:47:80, mentre vediamo a seguire i concorrenti successivi, tra l'altro il 167 appunto Carlo Mercati, del quale stava parlando Vittorio Cirini, bel replay che ci è proposto dalla regia, da Luciana Veschi, che coordina la squadra esterna 1 di Bolzano e l'RVM 1 di Milano. Ecco Carlo Mercati inquadrati, manca ancora qualche minuto alla sua partenza, mi sembra un po' nervoso perché è già sulla linea di partenza quando mancano ancora 4 minuti al suo start, quindi è impaziente di fare il risultato, speriamo che riesca veramente, perché ieri ha avuto una delusione molto grande. Lui è un atleta di grandi possibilità, è arrivato quinto ai campionati del mondo a Garmisch e per un banale incidente un'onda gli ha aperto il parascozzi, è entrata acqua nel pozzetto e quindi la barca era ingovernabile, ha dovuto ritirarsi. Ancora immagini del noce, del fiume, 25 metri cubi al secondo la portata d'acqua, fiume che nasce dalla montagna del Corno dei Tre Signori nel gruppo montuoso dell'Ortles Cevedale, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Caratteristica di questo fiume è la portata d'acqua, l'onda, sempre l'acqua che corre, come si dice in gergo, e quindi non c'è tregua per gli atleti. L'acqua bianca viene chiamata generalmente nel gergo canoistico, infatti l'acqua bianca la vediamo dappertutto e l'acqua azzurra invece non la vediamo, perché è sempre mossa dalla velocità della corrente, dalla portata d'acqua che oggi è leggermente superiore a ieri, saranno un paio di metri cubi al secondo superiore, che però in alcuni casi possono cambiare le linee del percorso. Infatti già da stamani alle 7 gli atleti hanno provato il percorso, trovando, chiaramente mi è stato detto dai nostri specialmente, trovando delle leggere variazioni rispetto alla gara di ieri. E seguiamo allora questa discesa di Carlo Mercati, c'è stata qualche defezione di qualche atleta in precedenza, è partito solo Aaron Cox, poi si assalta al 167 Carlo Mercati, atleta di 22 anni di Città di Castello, la sua società di appartenenza è il Canoa Club Città di Castello, è atleta veloce, quindi che dovrebbe disimpegnarsi bene nella prova di sprint. Ha ricordato Cirini che Carlo Mercati ha vinto lo scorso anno la prova di chiusura in Valsesia di Coppa del Mondo. E intanto la sua prova ci consentirà così di parlare anche del percorso di questi 500 metri. La prima parte di lancio, per così dire, di 250 metri circa, poi il primo passaggio impegnativo dopo 250 metri, il passaggio in mezzo a due sassi, il dente cosiddetto, poi avremo la passerella, il passaggio sotto la passerella dove anche viene effettuato il riscontro cronometrico, l'intertempo, poi seguono 100 metri per immettersi nel canalone d'acqua e infine un salto finale impegnativo con il buco, anche quindi con difficoltà per l'atleta, a 20 metri proprio dal traguardo, dalla conclusione. Il buco, per spiegare ai telespettatori,
nel gergo canoistico viene chiamato buco un'onda di ritorno dopo un salto che in alcuni casi, se viene affrontato giustamente, spara la canoa letteralmente fuori da questa onda. Se non viene affrontato nella maniera corretta, può trattenere per alcuni istanti la barca e l'atleta dovrà poi cominciare da fermo. Ancora qualche momento prima della partenza di Carlo Mercati. Evidentemente questa attesa è anche un po' logorante, il piano nervoso. Vedete tutti gli altri atleti a seguire, pronti, è partito Carlo Mercati. La rabbia è tanta, adesso vediamo se la rabbia viene tramutata in forza. Vedete la grinta dell'atleta di Città di Castello, dell'Azzurro, che è stato tra l'altro il migliore degli azzurri al mondiale di Garmisch. Infatti quinto posto per Carlo Mercati con un finale travolgente, era settimo a metà percorso, è riuscito a recuperare due posizioni, e recuperare due posizioni in quelle tra i primi non è una cosa semplice. Ecco, se diamo adesso il passaggi, siamo nei primi metri, il cosiddetto lancio. È molto bravo a tenere la barca diritta, non salta molto. Vedete la forza del fiume, la lotta con le acque. Rendono questo sport sicuramente affascinante. La grinta, la smorfia anche di Carlo Mercati. Il passaggio prima della passerella di legno. Vedremo anche l'intertempo, 1:05:11, l'unico intertempo a disposizione fino a questo momento del neozelandese Aaron Cox, nettamente al di sotto Carlo Mercati, 1:01:75. Io penso che il tempo che otterrà Carlo resterà in testa per parecchio tempo. Quindi Mercati sta preparandosi attraversando il canalone al salto, vedremo, ecco, sta per raggiungere il salto di cui parlavamo, eccolo. L'imbuto, il buco, si è fermato leggermente, però ha ripreso velocissimo. Miglior tempo. 1:42:62 è il miglior tempo, ma finora è sceso soltanto un atleta. Comunque 1:42:62 per Carlo Mercati. Chiediamo a Cirini anche di parlare tecnico. Molto bello il passaggio, la sbandatina, probabilmente ha preso un sasso di pancia, però continua, vedete la punta della canoa è costantemente al di fuori del pelo dell'acqua, quindi meno attrito, ed eccolo al buco. Il dislivello è difficile da calcolare rimanendo fuori dall'acqua, è comunque un dislivello di 1,5 metri abbondante, con una portata d'acqua di circa 25 metri cubi al secondo, per cui è veramente un passaggio impegnativo. Anche quando si effettuano su questo percorso le gare di slalom, in questo punto viene posizionata una porta nella quale bisogna obbligatoriamente passare per ottenere il risultato esatto. Le barche da slalom sono molto più piatte, molto più manovrabili, anche loro vengono trattenute parecchie volte in questo buco. Inquadrato Rick Martin, Nuova Zelanda, è notevole la presenza di atleti neozelandesi che gareggiano in Coppa del Mondo. Partito intanto Martin, effettuano tra l'altro sacrifici anche per venire a gareggiare in Europa. Il prossimo anno la Coppa del Mondo si disputerà proprio in Nuova Zelanda interamente, per anche è un giusto scambio, credo, no, a livello di proprio di esperienze per quanto riguarda gli atleti europei e gli atleti neozelandesi. Abbiamo deciso come commissione internazionale di discesa di andare ad effettuare tutte e sei le prove di Coppa del Mondo nel prossimo anno, nel mese di febbraio, nella seconda metà del mese di febbraio in Nuova Zelanda, per gratificare i concorrenti delle nazioni dell'altro emisfero, dell'Oceania, quindi Australia, Nuova Zelanda e poi soprattutto anche l'America del Sud e le Americhe in genere, perché praticamente negli ultimi 15 anni tutte le gare importanti, campionati del mondo, coppe del mondo, si sono svolte in Europa e questi atleti devono sobbarcarsi, oltre le spese, anche il fatto di dover, specialmente gli australiani e neozelandesi, di venire a gareggiare da noi in estate quando da loro è inverno. L'inverno australiano è abbastanza mite, mentre invece l'inverno
neozelandese è un inverno quasi come il nostro, infatti la Nuova Zelanda è molto più vicina all'Antartide, tant'è che molte squadre nazionali di sci alpino durante la nostra estate vanno a fare l'allenamento in Nuova Zelanda, dove ci sono dei fiumi con una portata d'acqua notevole e molto molto impegnativi, quindi adatti per fare delle gare di Coppa del Mondo. Mentre ancora sta scendendo Rick Martin, suo intertempo è il terzo intertempo, anzi il quarto fino a questo momento. Al comando Carlo Mercati, sempre 1.42.62 il suo tempo, poi Aaron Cox, e ha concluso anche Rick Martin la sua prova, e quarto. Vedete, 57.68. I distacchi sono notevoli. Vi avevo detto che il tempo di Mercati, e non vorrei essere smentito, ma senz'altro non sarà così, difficilmente sarà battuto per i primi 20, tra i primi 20 atleti che scenderanno adesso. I migliori sono chiaramente in coda di questa prima manche, dal numero 200, direi Knebel. 198, 199, certo, anche l'ultimo, certo, possiamo considerare, certamente fino al 208. A chiudere sarà Robert Pontarollo, parte per ultimo, ha vinto ieri la prova, tiene conto ovviamente l'ordine di partenza di questa prima manche della gara sprint, della classifica della corsa, della traditional race, della corsa classica sulla distanza di 4500 metri di ieri. Vedete come emerge dalle acque il belga Hazard. Nettamente migliore intermedio, sempre quello di Carlo Mercati, 1.01.75, poi Aaron Cox 1.05.11, e dunque resisterà, come ha detto Cirini, il primato di Carlo Mercati almeno per parecchie discese. Direi proprio di sì. Adesso ci sono degli atleti di medio-alto livello, alla fine arriveranno gli atleti elite. Il bello di queste gare è che ad ogni gara viene cambiato, anche se leggermente, l'ordine di partenza, perché l'ordine di partenza viene determinato dal risultato della gara precedente, invertendo l'ordine di arrivo, per cui chi arriva primo parte per ultimo. Nello sprint non molto, perché essendo talmente breve non si riesce ad avere il riferimento cronometrico sull'atleta che è partito prima, ma in una gara lunga che dura 14 minuti ci sono almeno 3 o 4 tempi intermedi formati dai tecnici delle squadre nazionali per dare appunto un tempo di riferimento a tutti gli atleti della propria squadra sugli avversari che hanno davanti. Chiaramente chi parte per ultimo è doppiamente avvantaggiato. Buona comunque la discesa del belga che abbiamo visto in precedenza, Philip Hazard, si è piazzato al secondo posto, si è inserito tra Mercati e Cox, ha recuperato quindi bene nella seconda parte del tracciato, mentre abbiamo in gara ora un altro atleta della Nuova Zelanda, Carl Barn, si è piazzato ieri 36esimo, un gruppo notevole di atleti neozelandesi che chiaramente sono venuti per fare esperienza. Per fare esperienza sui nostri fiumi dal punto di vista agonistico, e tra di loro ci sono anche 3 o 4 dirigenti che sono venuti a fare l'esperienza organizzativa in vista appunto delle 6 gare di Coppa del Mondo del prossimo anno. Carl Barn in azione intanto. È un altro tratto di fiume, come avevamo detto ieri, a riguardo delle gole boschive, che erano 2 chilometri di percorso mozzafiato. Questi sono solo 500 metri, ma sono terribili, non c'è un metro di acqua piatta, tutte onde, sassi dislocati un po' in ogni parte del fiume, e se ieri un errore era gravissimo, era grave, qui un errore diventa determinante. Carl Bars 1.07.33, intanto il suo intermedio, è il quinto intermedio finora realizzato. È interessante notare il passaggio di questo buco dall'ultimo shoot. 1.52.57 il tempo di Carl Bars, che va a posizionarsi in quinta. Dicevo che è interessante perché l'atleta non punta la punta dell'imbarcazione nel filone della corrente, ma punta
l'imbarcazione sul sasso e poi è il cuscino che copre il sasso, cuscino d'acqua che copre il sasso, a riportarlo nella giusta direzione. Ed ora un atleta sloveno, Dejan Testen, un atleta giovane di 23 anni, anzi non più, giovanissimo, che è piazzato 34esimo ieri nella prova sulla distanza lunga di 4500 metri. La Slovenia è una delle nazioni emergenti dopo la separazione delle varie nazioni della ex Jugoslavia. La Slovenia oltretutto ha a disposizione sull'isonzo italiano, ma socia in lingua slovena, a Bovec, vicino alla città di Caporetto, teatro della prima guerra mondiale, di un percorso fantastico su un'acqua veramente eccezionale, un'acqua color turchese perché il fondo del fiume è formato da rocce calcaree. Un percorso assai difficile dove si sono svolti i campionati del mondo 91 e dove la nostra squadra, formata da l'allora atleta, ora direttore tecnico Marco Previde Massara, Fabio Ceccato aiutante di Marco Previde e Cesare Mulazzi in gara in questi giorni, ha vinto il campionato del mondo. E Dejan Testen intanto all'assalto finale conclusivo, si imballa, comunque la sua prova è buona come rilievo cronometrico, 1:47:39, va a inserirsi in terza posizione. Però potete capire che se solo su 1:40 di gara un atleta prende 5 secondi, questo sta a dimostrare che il nostro Carlo Mercati è andato veramente molto forte. In questo non c'è dubbio, Carlo Mercati dunque sempre al comando, come abbiamo sentito, seguito dal britannico Nigel Jones, poi il sloveno che abbiamo appena visto, Dejan Testen, e il belga Aser, e poi Aaron Cox, mentre un altro atleta, anzi australiano, sta scendendo, si tratta di Christensen, chiaro cognome non australiano di derivazione nordica, perché l'Australia sappiamo bene tutti che diciamo che è l'Eldorado del 2000, quindi molte nazioni, molti atleti sono emigrati in questo grandissimo continente. È un bel primo piano dell'atleta australiano Christensen. Sta affrontando e a metà percorso, oltre la metà del percorso circa, Christensen è nel canalone che immette nel salto finale e sul traguardo, 1:08:07 il suo intertempo, ed eccolo a chiudere la sua prova in 1:49:37 e vale il settimo posto per Christensen. È incredibile, su così poco tempo di percorso si possono accumulare errori su errori che con pochissimi decimi ogni volta portano a distacchi di 5. Ma ecco intanto Andrea Di Franco, il secondo azzurro a scendere, atleta del 79, nato il 14 agosto del 79, dunque un giovane di Cassino, del Canoa Club Cassino, tavoli europei junior, si è piazzato nella prova nella distanza più lunga, trentesimo. È un ragazzo che teniamo sotto controllo, è il primo anno senior, per cui ha ancora molta strada da fare. Da junior era andato molto bene, tant'è che aveva vinto anche la medaglia di bronzo nel K1 a squadre ai campionati del mondo di 2 anni fa nella Repubblica Ceca. Ovviamente viene da una città, Cassino, dove
non ci sono molte possibilità di allenamento, non, l'acqua non è che sia poi moltissima, c'è su fiumi dove però non ci sono le difficoltà tecniche del torrente, per cui deve continuamente spostarsi di parecchi chilometri, come fanno moltissime altre società del centro-sud Italia, per andare ad allenarsi sulle nostre montagne, su quella che noi chiamiamo acqua mossa. E certamente questo è un problema per alcuni. Tanto chiude la sua prova Andrea Di Franco, un buon tempo, 1:42.80. 1:42.80 per Andrea Di Franco è il secondo miglior tempo. Ecco la conclusione della sua prova, 1:42.80, un'ottima prova di questo ragazzo. Perfetto, solo praticamente 18 centesimi di secondo da Carlo Mercati, è andato, non dico bene, direi benissimo, anche perché ha pochissima esperienza su gare così internazionali, diciamo che all'esordio nei seniores. Questo vale però sempre, conferma che lo sprint è disciplina fatta per i giovani, perché la potenza esplosiva di un ragazzo di 20 anni, senza nulla togliere agli atleti di 30, ma è chiaramente ben differente. E sono felicissimo per questo ragazzo. Diceva Cirini prima, come è possibile accumulare questo distacco in così breve, un tratto così breve, evidentemente alle difficoltà naturali del fiume, imposte dal fiume, devono rispondere delle capacità tecniche. Sì, al di là di quelle che sono la velocità che può imprimere l'atleta all'imbarcazione, sono tutti questi piccoli errori, tutti questi piccoli sbandamenti della canoa che, come dicevo, accumulano decimi, 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 che alla fine diventano poi secondi. Quindi mantenere sempre una linea corretta è difficilissimo in queste condizioni, la linea d'acqua giusta di percorrenza, mentre Miran Veres, atleta della Slovenia, nel passaggio dopo il passaggio in mezzo ai due sassi al dente. Sull'individuazione del passaggio ideale dobbiamo dire che noi abbiamo il nostro direttore tecnico Marco Previ de Mansara, è un mago nel trovare i passaggi più ideali, i passaggi più veloci tra una rapida e l'altra. Scende ancora, ecco lo sbandamento che ha avuto, ha perso due secondi. È ancora Miran Veres, 1:48.31, è comunque un tempo che gli consente di inserirsi Marco Previde tra i primi 10. Sul percorso lungo, ad esempio, ha sceso ancora il torrente con tutti gli atleti della squadra e qualche cosa è riuscito ancora a insegnare a questi nuovi atleti. Non peraltro Marco Previde, 4 volte campione del mondo, è stata il primo grandissimo atleta che abbiamo avuto nel discesismo italiano. È fondamentale scegliere appunto le linee giuste, i percorsi giusti. Jamie Christie, intanto il britannico in azione, mentre ricordiamo prima manche guidata sempre da Carlo Mercati. È ideale, direi, scegliere le linee giuste, perché sarebbe come in una discesa fatta con gli sci se ogni atleta passasse a 5 metri dal palo. 500 metri di gara sprint, gara sicuramente spettacolare. Può essere questo, come abbiamo sentito in apertura, il futuro di questa disciplina, la canoa discesa, per un inserimento nell'agone olimpico. Infatti è altamente spettacolare, si svolge in breve spazio, quindi 500 metri, con dei grossissimi vantaggi per il controllo, per il pubblico che vede tutta la gara e per l'immediatezza del risultato. Una volta che uno ottiene un tempo, se questo tempo non viene battuto, è ovvio che si capisce immediatamente chi è che ha vinto. Per Jamie Christie, Glenn Singleton in precedenza aveva realizzato un buon intento. Tanto chiude Jamie Christie 1:46.51 e quinto. Cominciano ad accorciarsi il divario si inserisce tra i nostri due atleti e in gli quinta altri. Posizione. E Singleton anche buon, stavo dicendo, buon intertempo e buona conclusione anche
classifica quindi Mercati al comando 1.42.62, di Franco 1.42.80, 18 centesimi soltanto. Poi Kratochvíle della Repubblica Ceca a 2 secondi 72 centesimi, Nigel Jones britannico, Dejan Testen sloveno, Philippe Hazard belga, Glenn Singleton, Aaron Cox e Miran Veres, questi i primi 10, mentre ora sta scendendo Novakovsky, Florent Novakovsky francese. Il prossimo azzurro in gara, Paolo Bifano con il numero 189. Ecco, anche Paolo Bifano dovrebbe essere un uomo sprint, è andato sempre abbastanza bene nei precedenti sprint della Coppa del Mondo, è andato un ragazzo giovane che viene da anche lui dal sud, da Policastro Bussentino è una città che fornisce parecchi atleti alle squadre nazionali senior e junior, soprattutto sta crescendo notevolmente a livello giovanile. Tutti e tre, ci sono tre club a Policastro Bussentino e tutti forniscono degli ottimi atleti per le squadre nazionali. È buona anche la sua la prova, ecco l'ultimo. Ha sbagliato però, come avete visto, dopo l'uscita dal buco è stato portato tutto sulla sinistra. Ecco, ha rovinato tutto, vedete, esatto. Basta pochissimo, proprio era buono il suo tempo, poteva far meglio Novakovsky. Ecco, dovrebbe essere questo il punto. Rivediamo. È entrato, uscito con tutta la punta sparata a destra, alla sua destra chiaramente, e quindi ha perso 1, 2, 3 secondi, centesimi preziosi. Come abbiamo visto, si deve accontentare della sesta posizione il francese. Classifica sempre guidata comunque, ecco, dal nostro Carlo Mercati, mentre ecco con il numero 189 Paolo Bifano, ieri ventesimo, atleta di 22 anni, un altro giovane sul quale la canoa azzurra punta. Paolo Bifano, ho detto ieri, è stato artefice di un caso eccezionalissimo nel mondo della canoa. È stato medaglia d'argento ai campionati del mondo del 92 in America, a pari merito con un altro azzurro, Franz Waldner dello Sport Club Merano. Pensate che dopo circa 20 secondi di gara tutte e due hanno vinto la medaglia d'argento con lo stesso tempo in minuti, secondi e decimi. Per cui per la prima volta nella storia del canoismo di discesa due atleti sono saliti sul podio, sullo stesso gradino del podio. Abbiamo visto la riproposizione della partenza, il replay, e poi adesso queste sono immagini in diretta di Paolo Bifano. Vedete molta determinazione, lo sguardo è già al passaggio successivo, perché quello che sta affrontando praticamente l'ha già memorizzato precedentemente. La determinazione è molto veloce, direi. Adesso vediamo l'intertempo. Paolo Bifano si dà dentro con la pagaia. Soprattutto la difficoltà è anche quella di pagaiare, tenere la barca diritta, respirare e non bere, perché vedete che le onde arrivano fino sul viso dell'atleta. Tutte componenti che messe insieme costituiscono anche uno sforzo che richiede una tenuta nervosa, psicologica, indubbiamente eccezionale. Passato il salto prima del ponte, ora sarà l'intermedio. Il salto prima del ponte della passerella. 1.01.78, ottimo questo intermedio. Soltanto 3 centesimi al di sopra di Carlo Mercati. Molto buona la sua prova, lo vediamo ormai in prossimità del salto del buco. Vediamo come. Voilà, bene. Bene, bene, ed è gli ultimi metri. 1.42.55, primo posto per Paolo Bifano. È un'ottima prova, un terzetto italiano al comando dopo questa prima manche. Meraviglioso, l'avevo detto, ma non speravo che andasse così bene. Devo dire che ho portato fortuna e sono felicissimo.
ecco, Paolo, questi azzurri, bravo. Forse non ci si aspettava questi i azzurrini, per così dire, Andrea Di Franco, Paolo Bifano, che subito rispondessero così bene. Evidentemente anche la prova sprint si adatta alle loro caratteristiche. Stiamo lavorando perché così potremo anche dimostrare a livello internazionale che i migliori atleti amano e prediligono questa disciplina. Perché c'è ancora qualche resistenza, ci sono i puristi della canoa discesa che già forse hanno mal digerito la riduzione della lunghezza delle gare, diciamo, tradizionali, che sono adesso sui 4.000 metri, 4.500, ma possono anche, insomma, intorno ai 4.000 metri. Adesso ancora questa novità della gara sprint, evidentemente il purista l'ha accolta un po' così, vero? È difficile fare digerire di cambiamenti così radicali, perché questo è un cambiamento radicale, si passa praticamente ad un'altra disciplina. E io mi ricordo i primi anni che ho cominciato a interessarmi di canoa, c'erano delle gare di 30-40 km, non finivano mai, e veniva notte per aspettare gli ultimi concorrenti. Per esempio c'era una maratona sul Taro che partiva da Borgo Valditara, arrivava a Fornovo, 40 km con tre sbarramenti lunghissime, per cui anche il pubblico non riusciva a godersi esattamente. Qui il pubblico che si mette in questo meraviglioso stadio di canoa, perché ormai non è più lo stadio dello slalom ma è lo stadio della canoa, l'ha detta anche ieri dei concorrenti stranieri che sfortunatamente non avevano potuto vedere questo fiume ai tempi del campionato del mondo del 93, hanno dichiarato molto apertamente che è il più bel percorso di sprint sul quale abbiamo corso negli ultimi 7-8 anni. È una cosa che affascina anche chi lo fa, ma anche chi lo vede. Ha chiuso intanto la sua prova lo svizzero Pascal Lucker, atleta esperto di 30 anni. E con Marco Salvan, altro azzurro che sta partendo. E un altro azzurro, Marco Salvan, di Calolzio Corte in provincia di Lecco, è stato ai mondiali, riserva nella prova a squadre, atleta di 22 anni. Assistiamo anche alla sua prova. Ricordiamo un terzetto azzurro al comando, ma la sorpresa, Paolo Bifano al comando, Carlo Mercati in seconda posizione ed Andrea Di Franco in terza posizione. Due giovani ed un atleta più esperto come Carlo Mercati, seppur ancora si può considerare un atleta comunque giovane anche Carlo Mercati, nonostante sia sulla scena da qualche anno, ha soltanto 22 anni, è più affermato degli altri, ma quindi ci sono nuove realtà che si affacciano. Da notare il tutto in 25 centesimi. E Marco Salvan in azione. ...1.01.78... l'intermedio di Bifano, ma il migliore intermedio è 1.01.32 di Di Franco, addirittura, che in terza posizione poi ha perso qualcosa nella parte successiva del percorso. L'intertempo da battere è quello di Andrea Di Franco. Marco Salvan passato sotto passerella, è un po' affaticato, eh? E qualche non problema è, nel controllo anche della kayak, non è veloce come gli altri ragazzi, però sì. Siamo lì, ecco, si è bloccato dopo il salto e chiude dodicesimo posto, 1.47.07 Marco Salvan. Prima del salto perdeva 2 secondi, ne ha persi altri 3 perché si è bloccato, si è ecco messo... rivediamo. Eccolo, affronta bene l'inizio perché punta sul sasso e non si vede bene, però è uscito praticamente con la barca tutta girata sulla sinistra e in acqua morta, ha dovuto quindi ripartire quasi da fermo. Helmut Blim, un buon atleta austriaco, un giovane 19 anni, 14esimo nella prova di ieri, vediamo come se la cava nella distanza sprint. Stiamo arrivando al clou. E ormai tutti i migliori stanno per scattare al via. Chiuderà Robert Pontarollo con il pettorale numero 208. Bifano, Mercati, Di Franco dunque al comando, questo terzetto azzurro
Io penso che rimarranno tra i primi 10 tutti e tre questi atleti al termine della prima manche, perché penso che l'1.42 sia un tempo che verrà senz'altro superato, ma non di molto. Helmut Blim intanto in azione, è molto in ritardo, deve ancora affrontare il salto e è già al tempo dei nostri, quindi non si inserirà nelle posizioni alte della classifica. L'austriaco, esatto, è difatti 21esimo. Ed ora al 197 Boris Sonnier, francese, ancora un giovane, 20 anni. I francesi sono presenti con una squadra, con un grandissimo atleta che è Farge, il vincitore dello scorso Coppa del Mondo, e con una squadra di giovani che stanno notevolmente migliorando, ma sappiamo che i francesi da sempre hanno una squadra nazionale fortissima. Attenzione, buon intertempo di Kamil Mruzek della Repubblica Ceca, 1.3.65, che sta per chiudere la sua prova con il numero 196. Eccolo, lo seguiamo. Ma c'è qualche problema per l'atleta della Repubblica Ceca, che deve aver avuto qualche problema al paraspruzzi e quindi nulla da fare, aveva fatto un buon intertempo. Peccato per questo atleta, mentre siamo ritornati al francese Sonnier, tra l'altro campione del mondo juniores nel 96. Sta per affrontare il canalone che immette al salto finale il canoista francese. 1.02.43, buonissimo il suo intertempo. Vediamo la conclusione della prova di Boris Sonnier. Il salto 1.42.43, primo. Bella prova del francese, che scavalca tutti e tre gli azzurri dopo un ottimo intertempo 1.02.43. comunque resiste l'intertempo di Di Franco, poi Mercati ed infine Bifano, ma è andato molto bene nell'altra parte, dalla metà in poi del percorso, Boris Sonnier, ed è al comando ora. Ed ora un altro atleta francese, Rémi Clermont. Inizia la danza dei migliori, infatti avete visto Sonnier, che fa parte della squadra B francese, si è piazzato sullo stesso tempo, presso poco, questione di centesimi, dei nostri atleti. E quindi adesso potremo assistere continuamente a cambi best di posizione in classifica. 198 chiusura per Rémi Clermont. Miglior tempo 1.40.42. Peter Luthi intanto in azione. Quindi allora due francesi, Clermont e Sonnier, davanti a Bifano, Mercati e Di Franco. Ci ravviva la gara, entriamo nel vivo di questa prima manche, seconda prova di Coppa del Mondo sulla distanza sprint. Immagini che vi giungono da Mezzana, dallo stadio della canoa di Mezzana, nella Val di Sole in Trentino. Peter Luthi, 1.06.99, alto il suo intermedio, non dovrebbe riuscire a inserirsi nelle prime posizioni. Siamo comunque in questa magnifica valle, Val di Sole, e non peraltro il sole ci ha accontentato. Siamo nel comprensorio di Mezzana Marileva, che sono due località molto note non solo per la canoa ma anche per il turismo sia estivo che invernale, in quanto ci sono moltissime piste di sci ed è quindi conosciuta moltissimo anche per questo. Numero 200, Robert Knebel della Repubblica Ceca, è partito, poi partirà il 201, che è Cesare Mulazzi.
Robert Knebel, qualche anno fa, appena passato senior, era un atleta che andava molto forte, poi si è un po', diciamo, stabilizzato sulla decima posizione del ranking mondiale, e comunque sempre un atleta ad altissimo livello. La divisione delle due repubbliche della ex Cecoslovacchia in Repubblica Slovacca e Repubblica Ceca, è stato raddoppiato il potenziale di queste due nazioni. Vediamo Robert 1.04.68, rimane dietro Robert Knebel, settimo, si inserisce nei primi dieci. Ecco Mulazzi è il più anziano della squadra italiana, atleta di 33 anni, anziano tra virgolette perché ha 33 anni, con più di 10 anni sulle spalle di esperienza internazionale, con medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ottenute a partire dal primo mondiale dell'85 fino al mondiale di quest'anno. Lombardo di Lodi, e appartiene al corpo forestale dello Stato, dove è nato da Carlo Perli, preferisce la distanza più lunga a Cesare Mulazzi. Ieri un settimo posto per l'azzurro, migliore degli italiani dopo Pontarollo, che si è aggiudicato la prova. Ricordiamo, seguiamo Cesare Mulazzi, è un po' indietro nella sua chiusura, settima posizione, 1.44.61. È curioso notare che in tutte le gare, almeno negli ultimi anni, è una lotta continua tra Knebel e Mulazzi. Una volta è davanti uno, una volta è davanti l'altro, in questo caso è davanti Cesare e Robert, ma sempre loro vicini. Ma attenzione, infatti adesso tutti ieri i migliori, Cleren, Föllers, Farget, Coleman e Pontarollo, i 5 big in azione. Ecco, con il numero 203 Maxime Cleren, quinto ieri nella prova di ieri. Resiste intanto Clermont, Saunier al comando, primo Clermont, secondo Saunier, poi Bifano, Mercati e Di Franco. Adesso vediamo se Maxime Cleren è stato una meteora ieri, perché si conosceva come un atleta di medio-alto livello, ma non tale da poter effettuare il tempo che ha effettuato ieri. Ha fatto una grande prova ieri. Se oggi si riconferma, è evidentemente un altro astro che nasce nel mondo del canoismo francese. Ed ecco il passaggio delicato dell'atleta transalpino. Ha commesso un errore, ecco, è andato in acqua morta. In acqua cosiddetta morta, non spinta dalla corrente, dunque ha perso qualcosa. Ha rischiato di intraversarsi. Simon Cleren. L'impressione della canoa che esce e continua a saltare tra un buco e l'altro, dall'impressione di un mostro marino che cerca di venire fuori dall'acqua. Buono il suo intertempo, 1.02.79, lo vediamo adesso nel canalone che immette nel salto finale per inserirsi nelle primissime posizioni. Vediamo come effettuerà il salto Cirini. Affronta giustamente ed esce bene, non ha frenato ed moltissimo, ecco, però è dietro i nostri. 1.43.46, sesto, dietro a Bifano, Mercati, Di Franco. Clermont ancora primo, dunque, ed ecco ora Föllers, tedesco, quarto ai mondiali, quarto anche ieri, mentre non ha partecipato a questa gara Markus Gickler, il fortissimo tedescone che predilige le distanze più lunghe. Sì, indubbiamente Markus non è mai stato un amante delle gare sprint, in quanto dato i suoi 2,04 metri, prima che lui si metta in moto gli altri sono già all'arrivo, quindi lui predilige indubbiamente le gare lunghe. Florian Föllers intanto ancora in azione, poi un altro francese, Farget, il campione del mondo Coleman, e a chiudere Robert Pontarollo. Ecco Föllers, Föller è dietro ai nostri, decimo. Ed ecco Michel Farget, vincitore lo scorso anno della Coppa del Mondo, la strappata proprio a Robert Pontarollo, terzo ieri. Direi che è andato molto bene Rémy Clermont della Francia,
ragazzo molto giovane, e vale sempre il discorso che ho fatto precedentemente, e lo sprint è una gara valida per tutti, ma preeminentemente per i ragazzi giovanissimi. Anche Clermont avrà 20 o 21 anni, non di più. Clermont è un atleta di 22 anni, dunque anche per quanto riguarda la Francia si affacciano nuovi volti. Intanto seguiamo Michel Farge alla conclusione, 1:41:86 secondo, ed ecco il campione del mondo in carica, Thomas Coleman. È molto potente, tre francesi, Clermont, Farge, Saunier, e tre italiani, Bifano, Mercati, Di Franco. Questa è la classifica per quanto riguarda le prime sei posizioni, poi ancora un francese, Clairen, quindi francesi in evidenza. Ma non è finita, cioè non è finita questa manche, ma poi c'è anche una seconda manche. Mi riferivo comunque a Robert, partirà immediatamente dopo Thomas Coleman. 1:04:79, il suo intermedio non è tra quelli migliori, ma vediamo la successiva. Ecco il salto, Thomas Coleman passa bene, si pianta fermato un pochettino, si pianta leggermente. Not time. Ed ecco Robert Pontarolo, la partenza di Robert Pontarolo, tempo alto per Coleman, si piazza appena davanti al nostro Mulazzi a 5 centesimi. 1:44:56 nono, Mulazzi comunque rimane prime 10, ma vediamo Robert Pontarolo in azione. Un ottimo intertempo, il terzo intertempo. Clermont 1:13 aveva fatto, Clermont che conduce, ecco, Robert, la classifica dopo la prima manche. Vediamo Robert Pontarolo, saltato benissimo, chiude 1:40:30, è primo. 1:40:30, ancora regolato tutti, Robert Pontarolo, grande classe. Ci si appresta ad assistere a una seconda manche veramente spettacolare, ci sono 10 atleti nel giro di un secondo e mezzo o due secondi massimo. Ecco, rivediamo il passaggio di Robert Pontarolo, determinato, preciso, fantastico, potente, perfetto nella sua azione canoistica. Sembra quasi che lo sguardo degli atleti in avanti, sembra quasi che davanti avessero dell'acqua piatta, e chiaramente determinato di dover affrontare qualsiasi ostacolo come se fosse un ostacolo da niente, mentre sono degli ostacoli durissimi come questo salto. È stato forte, ha riguadagnato più di mezzo secondo nella seconda metà della gara. Direi che adesso ci apprestiamo a vedere anche una grande manche del C1. Ecco, ripiloghiamo dunque la classifica per quanto riguarda la prima manche del K1. Allora Robert Pontarolo 1:40:30 a 12 centesimi. Rémy Clermont, poi un altro francese a 1:56, Michel Farge. Ancora un transalpino, Boris Saunier a 2:13, poi in quinta posizione Paolo Bifano a 2:25, Carlo Mercati sesto a 2:32, Andrea Di Franco settimo a 2:50, ecco la classifica proposta dalla regia, da Luciana Veschi. Abbiamo detto di Andrea Di Franco settimo, poi Maxime Clairen a 1:43:46, poi abbiamo l'atleta della Repubblica Ceca Kamil Mrůzek a 4:08, il campione del mondo Thomas Coleman chiude in decima posizione a 4:26 e Mulazzi, Cesare Mulazzi, è undicesimo. Dunque ci sono quattro atleti nei primi 10, undicesimo Cesare Mulazzi.